Un minuto di storia con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, che è stato luogo non solo che ha ospitato Padre Pio nel 1916, all'epoca era anche la curia provinciale della provincia religiosa. Tra oggi vogliamo raccontarvi quanto accaduto il 13 di aprile del 1924 e parliamo proprio del vicario provinciale, Padre Luigi d'Avellino. Padre Luigi d'Avellino, in quel periodo storico della provincia religiosa di Sant'Angelo, Foggia, così si chiamava, reggeva la provincia perché il ministro provinciale, Padre Pietro d'Eschitella, dal 23 febbraio era venuto a mancare, pensate un po', a soli 44 anni per problemi cardiaci. E chi reggeva la provincia era Padre Luigi d'Avellino. In realtà lo faceva già da qualche mese a questa parte, infatti. Per i fatti del 1923, quelli che scatenarono un po' l'ira di tutti i sangiovannesi per proteggere Padre Pio, fu uno dei protagonisti Padre Luigi d'Avellino. E Padre Luigi d'Avellino ne fece un po' le spese per tutto quello che era accaduto. In questa giornata Padre Luigi d'Avellino scrisse una lettera drammatica al suo Padre Pio. Era stato chiamato a Roma, in curia generale, perché gli diedero una comunicazione. Doveva lasciare la provincia religiosa per andare a prendere un altro incarico come commissario della provincia religiosa di Trento, ma in realtà era un vero e proprio allontanamento, perché Padre Luigi venne, tra virgolette, incolpato dal Sant'Uffizio come colui che non era riuscito a mettere in esecuzione un provvedimento, quello del trasferimento di Padre Pio nel 1923. E allora Padre Luigi d'Avellino ne fece le spese, venne allontanato ed in questo periodo, lui, in questa giornata, lui scrisse una lettera veramente commovente nei confronti del suo caro amato Padre Pio. Lui scrisse proprio questo: Piuccio mio, so che mi vuoi bene. Aiutami con le tue preghiere, di' a Gesù che mi conceda la gioia di obbedire, di rassegnarmi. È straziante dovrei abbandonare la mia provincia, come ho amato tanto, Dio solo sa, fino al sacrificio di tutto me stesso, ma tant'è bisogna patire, obbedendo senza discutere. Scrivimi almeno una parola di conforto che mi giunga opportuna prima di allontanarmi dalla cara e amata provincia religiosa. Ti bacio con immenso e tenero affetto, fidando che mi aiuterai con le tue preghiere. Padre Luigi d'Avellino, che lascerà la provincia religiosa dopo qualche giorno, intorno al 20 di aprile, annunciando poi ai suoi confratelli l'arrivo del nuovo commissario, arrivava da Parma, padre Bernardo d'Apicella, quindi la provincia veniva direttamente ed era sottoposta alle dipendenze della curia generale dei frati minori cappuccini. Padre Luigi d'Avellino, prima di allontanarsi e andare quindi a Trento, incontrò Padre Pio chiedendo preghiere. Infatti lui nelle sue memorie scrive proprio che Padre Pio lo rassicurò che lo avrebbe seguito sempre e dovunque con le sue preghiere perché il Signore gli fosse largo della sua assistenza nella prova, in una prova così grande, così dolorosa.